Ciao a tutti e ben ritrovati dal vostro Smanamen. Siamo qua in Lega Oro. Quindi oggi andremo a introdurre qualche nuovo concetto o a migliorare anche delle cose che abbiamo già visto. Allora, oggi inseriremo un po' il discorso di riuscire a non micrare, perché non esageriamo, di riuscire a saltare di visuale tra il nostro esercito e la macro. Per un semplice discorso di scouting. Quindi andremo a incrementare un attimino le nostre abilità di scouting, sia tramite una hotkey collegata all'esercito, sia tramite uno scouting un pochettino più avanzato col nostro primo overlord che mandiamo alla natural. Ok, allora cominciamo subito una partita, così vediamo un attimo. Parleremo anche in maniera super basica di composizione dell'esercito, ovvero vedremo che faremo una scelta abbastanza sempre basica tra, nel frattempo qui subito contro Platino, tra se fare solo idre, se fare anche blatte, la proporzione di blatte e idre che dobbiamo avere. Insomma, per il momento usiamo queste due unità perché sono due unità che si micrano da sole. Le blatte sono più resistenti, sono più veloci, vanno davanti, le idre fanno più danno, hanno più raggio e stanno dietro. Quindi sono due unità che si micrano da sole e sono quindi l'ideale per il nostro scopo in questo momento. Ok, allora, Zerg. Perfetto, allora facciamo il primo overlord, abbiamo detto. Poi la solita 16 acceri. Adesso questo è un ZvZ, quindi è una partita un po' diversa dalle altre, come abbiamo visto. Per cui andremo a vedere se si può fare lo scouting. Allora, c'è la Queen che ci può ammazzare il primo overlord, quindi noi non possiamo volare sopra la base del nemico, come faremo con le altre razze. Per cui contro Zerg facciamo ancora solo un semplice scouting dell'espansione. Anche perché non c'è nessuna informazione che potremo ottenere dalla main, perché quello che possiamo vedere è la stessa cosa che possiamo vedere nella nostra. Quindi. Ok, 18 pool. Chiaramente teniamo un occhio alla minimappa, perché se vediamo dei ling passare dove il nostro overlord sta transitando, dobbiamo prendere subito delle contromisure. Nel frattempo sto qua si è pure disconnesso. Allora, diciamo contro Zerg, quindi scouting semplice della natural. Ok. Gas, perfetto. Questo sta avendo dei problemi di connessione. Subito alla prima partita, bene. Dai, Yas, forza, ce la puoi fare. Dai. Vedete come si spammano i droni? Allora, avanti. No, non ce la possiamo fare. Vediamo se ha fissato il problema. Speriamo che l'abbia fissato. Sembra che adesso non sta più laggando. Ecco. Allora, in questo caso possiamo difendere così. Ok.
benissimo. E fare Zergling, perché ci stanno attaccando chiaramente, quindi... Se ci attaccano, rispondiamo. Ok. Benissimo, benissimo. Allora, proseguiamo con la nostra build. Quindi andiamo a saturare la natural. Se ci continuano ad attaccare, facciamo altri zerging, no? Ok. Però per il momento... Inject, ricordiamoci. Mettiamo giù la tana delle blatte. Perfetto. Quando prendiamo i gas, andiamo a prendere anche la terza. Ok. Perfetto. Nel frattempo non abbiamo fatto Brenda. Ok. Chiaramente questo è stato un attacco veloce, quindi logicamente siamo stati rallentati. Non è che ci aspettavamo di andare con la build normale, come se non fosse successo niente. Saturiamo anche la gas. Ok. Facciamo le nostre blattine difensive. Ok. Qua ci siamo super bloccati nel frattempo. Ok, va bene. Allora, il layer ci siamo dimenticati. Benissimo. Ok. Bene, qua quanti droni ci mancano? 2 e 3, ok. Poi andiamo 1-1, control F3, inject, inject, tu sei la nostra Brenda e andiamo a fare lo spread del creep. Poi andiamo a 66, abbiamo detto, andiamo a 66 droni, ok. Facciamo anche le ricerche, poi appena disponibili. Perfetto. Inject. Qua non possiamo ancora. Bene, allora, adesso avete visto una 12 pool come è stata gestita. Ci sono altri modi di gestirla? Sicuramente. Ci sono modi più efficienti? Sicuramente. Questo è, come dire, un modo semplice, ok, che voi potete provare a fare, senza grossi problemi. Inject, inject. Sto cacchio di mouse che non funziona, mi sto veramente incavolando. Bene, quanti droni? 65. Adesso andiamo a fare le idre. Ok. Spread creep. Spread creep. Spread creep. 1-1. Ctrl F4. Bene. Poi saturiamo questi gas. Quindi fissiamo la base. Benissimo. Metamorphosis complete. 120 supply di idre. Ragazzi, no, non si può più giocare senza mouse che funziona. Questa è una cosa veramente che, cioè, fa niente. Fa niente. Avanti. Spread creep.
spread creep, spread creep, spread creep. 120, benissimo. Ok, ci stanno attaccando. Andiamo a difendere. No, era uno scout probabilmente. Bene. Allora, andiamo a 85 droni. Inject, inject, inject. Ok, qua facciamo la queen. Poi qui fixiamo la base. Infestation pit. Poi facciamo anche la tana dei lurker. Perfetto. Quanti droni? 79. Inject. 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 Benissimo. 85. Abbondanti, a dire la verità. Perfetto. Andiamo a maxarci di Hydra Disc. Ok, nel frattempo ricordiamoci cosa? Quando prendiamo i gas, prendiamo anche l'altra base. Qua. Fixiamo anche questa economia qui, perfetto. 1-1, perfetto. Tac. Allora, qui ci serve l'overseer, che non abbiamo fatto, molto male. Nel frattempo scoutiamo le basi del nemico, ci stanno attaccando, andiamo a difendere. Ok, se ci distruggono droni. Ok, perfetto. Benissimo. Ok, questa base l'abbiamo persa, la rifacciamo. Spread creep. Lo spread creep in ZVZ, voi direte, perché fai spread creep se le truppe dell'avversario vanno più veloci? Perché è per la visione si fa principalmente. Ok? Perché ci serve assolutamente fare lo scouting. Qua nel frattempo si è rimasto indietro con gli inject. Fixo anche le maledette basi. Inject. Inject. Benissimo. Siamo rimasti parecchio indietro con l'inject. Questo è un errore abbastanza grosso, eh? Allora, dicevamo, andiamo a vedere dove lui ha le espansioni. Allora, questo introduciamo il concetto che vi ho detto prima, un attimo di vedere la composizione dell'esercito. Allora, se vediamo esercito di terra, iniziamo a pensare che solo Hydra Lisk non va più tanto bene, perché è un'unità con alto DPS ma con bassa resistenza e molto costosa in gas. Quindi per equilibrare sia la spesa in funzione delle nostre risorse, eccole qua, siamo maxati, attacchiamo, sia la spesa delle risorse, quindi non spendere solo gas ma spendere anche anche minerale, raduniamo le nostre truppe, ricordiamoci. Tac. Ok. Iniziamo a costruire un esercito un po' più, come dire, equilibrato. Quindi, Hydra più o meno in due terzi e Blatt più o meno per il restante terzo. Ok? Se vediamo dall'altra parte un esercito di terra. Se vediamo un esercito solo di aria, chiaramente, andiamo solo con le Hydra, visto che le Blatt non sparano. Quindi adesso, quando ci andremo a rimaxare, faremo, visto che non abbiamo visto esercito da parte sua aereo, faremo due terzi di Hydra e un terzo di Blatte circa, ok? Quindi faccio un po' di Blatte, poi faccio un po' di Hydra, ok? Nel frattempo proseguiamo l'attacco. Sì, mi spiace che laggava, però cosa vuoi fare? Cioè, poi uno che c'ha 12 pullato a lamentarsi del lag, non so come dire. Sì, vabbè, lamentati del lag, però non è che sei stato molto, come dire. Già, va bene. Allora, cosa stavamo dicendo? Stavamo dicendo due cose. Primo, lo scouting contro Zerg. Si scouta la natural. In questo caso
Sono arrivati gli Zerglin subito, andiamo a vedere un attimo il replay, così vediamo se li abbiamo visti passare, se non li abbiamo visti, se ci siamo fatti distrarre dal lag di sto tizio. Questa difesa che ho fatto io è una difesa che vi permette di mantenere il vantaggio che avete acquisito espandendo, ok? In quel momento avete un leggero svantaggio di income, perché chiaramente i vostri droni devono trasferirsi da qui a qui. E poi se attaccano gli Zergling non stanno chiaramente raccogliendo. Allora, vediamo un attimo. Sì, ok, lui ha fatto una 12 pull. Ok, è la pull più veloce che si può fare in assoluto. Quindi è l'attacco più rapido che uno Zerg può fare in assoluto. Allora, in Lega Oro, sto dicendo troppe cose, me ne rendo conto, però dopo le andremo a vedere, tanto staremo in Lega Oro per un bel po' di partite, non è che. In Lega Oro guardiamo l'orologio. Allora, ok? Iniziamo a guardare l'orologio perché questo orologio sarà la base del nostro gioco, nostra partita di StarCraft sempre, ok? Questo è fondamentale. Occhio all'orologio. Ogni volta che noi subiamo un attacco, controlliamo l'orologio. Allora, questi sono i primi Ling, ok? Guardate a che punto è la nostra Natural. Benissimo. Ok. Attenzione, adesso stop. Ok, allora i primi Ling più velocemente possibile che possono arrivare. Ok, poi più velocemente possibile che è riuscito a fare questo tizio. Poi ci sono, possono essere delle escursioni minime. Comunque, minuto 2. Ok, ricordiamoci: minuto 2. Potevamo vederli con l'Overlord uscire? Probabilmente sì. Vediamo un attimo. Un attimo. Forse no. No, non li potevamo vedere. Ok, è stato fortunato. Va bene. Ok, quindi abbiamo detto, i primi Ling arrivano a minuto 2, ok? Sono arrivati degli Zergling. Cosa faccio? Mi agito? Mi dispero? Oddio, ho perso la natural, la cancello? No. Guardate cosa faccio io. Prendo un bel po' di droni. Non tutti. Non tutti. Ne ho lasciati qua 4, 6. Ok, non tutti. Metà circa ne ho presi. Quanti sono questi? 8, 9, 10, 11, 12. No, ne ho presi un certo numero, certo una decina, un po' più di una decina, un po' più di metà, ok? E li ho spostati alla natural. Ok? Nel frattempo piazzo anche uno spinecrawler, questa cosa è stata un po' lenta, ok? Avrei dovuto piazzare uno spinecrawler subito, qua, ok? Adesso io mi sconvolgo, inizio a inseguire Ling fino alla fine dei tempi? No. Ok, io sto raccogliendo. A che cosa è servita sta manovra? Sta manovra è servita che se a guadagnare tempo, a guadagnare tempo per far uscire le Queen, a guadagnare tempo per far uscire i miei primi Zergling, che ovviamente sto producendo, perché mi stanno attaccando, quindi sto producendo truppe, ok? Poi, cosa succede? Adesso lui ha fatto. No, ne stanno arrivando altri, sì, ok. E adesso se mi attacca, chiaramente mi difendo coi droni. Ok, adesso sono usciti i miei primi Zergling e non è successo niente di trascendentale. Con i droni non inseguo Zergling per tutta la mappa all'infinito. Non mi sta più attaccando e ricomincio a produrre droni. Attenzione però che questo spinecrawler sarebbe dovuto andare giù molto, molto prima. Ok, questo è stato un errore da parte mia. Perché se adesso invece che 6 sarebbero stati 10, sarebbe stato un po' più un problema. Non un grande problema, perché comunque con la Queen e con i droni si può difendere tranquillamente. Una volta che escono le due queen, qua il problema è finito. Però, per Lega Oro o Lega Silver o comunque Lega inferiori, mettere uno spinecrawler può aiutarvi a non impanicare, ok? Va bene, allora qua è finito il rush. Lui ci regala anche un Overlord. 28 droni, 12 droni. Siamo al doppio della sua economia. E guardate che questa roba va in pila molto in fretta, perché quando
cioè i primi droni sono quelli che valgono di più perché raccolgono durante tutta la partita. Quindi più economia hai, più la tua economia si evolve velocemente. E all'inizio avere il doppio dei droni in questo modo qua è praticamente una vittoria in automatico. Perché se voi continuate la vostra partita, perché poi qua la partita è continuata macrando normalmente, vedete che la differenza di droni è sempre più grande. Adesso invece che il doppio ne ho quasi il triplo. Cioè adesso di nuovo il doppio, però comunque 60 droni. Andiamo in su. Lui ha iniziato a macrare, ma ormai voglio dire, lui è su due basi, noi siamo su quattro basi. Se riuscite a difendervi da questi rush, avrete delle partite molto facili. Se riuscite a difendervi in maniera efficace, efficiente. Ok, boh, facciamone un'altra. Poi questi attacchi, questi cheese play un po' estremi, tipo la 12 pull, eccetera, eccetera, sono molto dipendenti dall'esecuzione, sono totalmente dipendenti dall'esecuzione. Quindi chi li esegue è la cosa fondamentale, perché se vengono eseguiti male, come quello che è stato fatto prima, sono molto meno efficaci rispetto a quello che potrebbero essere, diciamo così. Qua siamo contro random, ok. Contro random, facciamo la solita 16 acceri. Nel frattempo qua ho sbagliato a fare l'ovul, vabbè, fa lo stesso. Ok, 16 acceri. Perché facciamo una 16 acceri e non una 17? Per il semplice motivo che a 16 riusciamo a fare l'accere prima che arrivi la sonda a disturbarci, ok? E anche per un motivo del fatto che le due queen poi si allineano perfettamente con la build insieme. Quindi tutti gli inject, eccetera, eccetera, eccetera. Ok. Pull. Gas. Bene. Bene. Nel frattempo il nostro scout sta arrivando. Così, adesso siamo contro random, quindi andremo a vedere un attimo che razza è l'avversario perlomeno. Cioè, non ci accontentiamo della natural in questo momento. Faremo anche un passaggio sulla sua base. Ok? A meno che non sia Zerg. In quel caso. Ok, quindi andiamo qua, qua e via. Questo ve lo potete mettere su una hotkey, in modo che se volete dare uno sguardo veloce. Ok, doppia queen. Overlord. Overlord. Allora, l'espansione c'è. Abbiamo visto a sufficienza, non serve farci uccidere l'Overlord. Barracks e Factory. Ok. Bene. Andiamolo via fuori dalle scatole. Benissimo. Ok. Vediamo se lo perdiamo. Marine Micro, guardate, guardate. Mamma mia, ragazzi. Lega Oro, Marine Micro. OP. Allora, faccio anche la tana delle blatte. Ok. Benissimo. Aspettiamo il primo round di droni. Non ci posso credere, ragazzi, non ci posso credere. Marine Micro. Ok. Poi vado a fare camere evolutive, la nostra Brenda, ok, inject, abbiamo fatto già l'inject, gas, e vado a prendere la terza. Perfetto, siamo stati un po' lentini stavolta, ci siamo fatti un po' distrarre dallo scout, vabbè, quello stesso.
Ok, poi. Inject, inject, faccio le blattine difensive. Siamo dimenticati anche il layer. Benissimo. Poi qua saturo i gas. Perfetto. 1-1, control F3. Bene. Bene, 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 bene. Inject, inject. Qua siamo. Brenda, control 3, spread creep. Siamo sempre supply bloccati, like a boss. Allora, bene, spread creep. Mamma mia, ragazzi, ci siamo supply bloccati proprio di brutto sta partita, eh. Ok. L'era è andato giù, sì. Bene, inject, inject. Ci stanno attaccando. Andiamo a difendere. Ok. Spread creep, inject, inject. Allora, tu fammi la tana delle idre, nel frattempo potenziamenti. Bene. Qua mettiamo giù un paio di spine, visto che abbiamo visto che gli piacciono gli Helion. Ok. Andiamo a 66 droni. Quando prendiamo il gas, prendiamo anche la quarta. Ok. Spread creep. Spread creep. Andiamo a fare idralisca. Ok, bene. Qua siamo oversaturati, fissiamo i gas. Benissimo. 1-1 control F4. Bene, andiamo a 120 supply, solita storia. Qua facciamo anche un overseer. Benissimo. Qua ci sono gli Helion. Facciamo una difesa. Ok. Inject, inject. Allora, visto che gli piace fare sta roba, mettiamo giù anche due spine. Due spine. Ok. Quanti droni abbiamo perso? Un po', li ricreiamo. Va bene. Siamo sempre a 66 droni. Ricominciamo a fare idre. Ok. Allora. Benissimo. Qua c'è una Banshee. Quindi, se c'è una Banshee, cosa si fa? Lancia spore. Lancia spore. Qua possiamo anche mettere un altro lancia spore qui. Allora. Ok. Inject, inject, inject. Potenziamenti. 120. Ok, adesso andiamo a 85 droni. Qua spine, spine, spread creep, spread creep, spread creep. Ok, 76. Allora, con il nostro overseer, cosa facciamo? Facciamo due di questi e andiamo a scoutare eventuali basi del nemico. Ok, Overlord. Qua, esatto, stavo per dire facciamo le spore. Ok. Benissimo. Questo non è un attacco, questo è un harassing. Quindi ricreiamo i droni che ci stanno uccidendo, ok? Senza paura. Ok. Saturiamo anche questo gas. Saturiamo anche questo gas. Ok, qua c'è una battlecruiser. Difendiamo. Ok. Prendiamo
Facciamo i gas. Quanti droni abbiamo? 73. Facciamo un altro po'. Benissimo. Inject. Qua siamo oversaturati. Qua anche. Mandiamoli qua. Ok. Bene. Prendiamo anche un'altra base. Quanti droni? 74. Dobbiamo farne ancora un pochettini. Ok. Prendi il creep. Qua fissiamo la base. Ok. Andiamo ad attaccare la sua, come dire, la sua espansione più esterna, ok? Nel frattempo fissiamo sempre i nostri droni, raduniamo l'esercito, ok? Qua, dov'è la mia queen? La rifaccio. Qua. Ok. Benissimo, abbiamo radunato l'esercito. Siamo maxati. Questa è la sua base più esterna, controlliamo per sicurezza. Ok. Benissimo. A click, a click, a click. Bene. Qua ci stanno attaccando. Facciamo un'altra queen. Ok. Droni come siamo? Ne abbiamo persi un po', li ricreiamo. Ok. Qua fissiamo questa base. Inject. Qua non c'è più la queen. Qua non c'è più la queen. La ricreiamo. Ok. Qua siamo oversaturati. Qua ci manca la base. La facciamo. Prendiamo anche i gas. Quanti droni? Pochi. Ok. Benissimo. Qua vabbè, c'è una battlecruiser che ci rompe le palle. Qua facciamo inject. Droni. Qua, droni. Possiamo prendere anche tranquillamente un'altra base. Inject. Ok. Qua. Nel frattempo il nostro attacco prosegue. Possiamo mettere tranquillamente il rally point dove, dove ci stanno attaccando, se vogliamo. Se vogliamo difendere, insomma. Ok. Fine. Spore. Spread creep. Spore. Ok. Qua ci abbiamo 80 droni. Qui c'è una Widowmine. Vabbè, fa lo stesso. Insomma, non ci interessa. Qua ci abbiamo... siamo oversaturati. Li mandiamo pure qua. Ok. Va bene, va bene. Allora, questo giocava random. Questo giocava random. Abbiamo visto che ha fatto un'apertura piuttosto standard. Cioè, barracks, centro di comando. Ok. Quindi non ci siamo fatti sconvolgere. Siamo andati avanti per la nostra strada. Poi... Terran è sempre un macello perché iniziano con gli Alien, con le Banshee, con le Battlecruiser. Allora, avete visto? Cioè, per non farsi rovinare proprio la partita, perché adesso in questo momento non siamo in grado di fare multitasking sufficiente a difendere qui, 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 qui contemporaneamente. Spore, spine, spine, spore, spine, spine, spore, spine, spine, eccetera. Se vedete tanti Alien, se vedete tante Banshee, spore, spore, cioè mettete due spore e uno spine. Cioè, voi mettete difese statiche. Così, quella base, avete il tempo di spostare l'esercito per difenderla, altrimenti diventate scemi a girare tra le varie basi. A un certo punto mi avete visto fare droni invece che truppe. Perché? Questa è una cosa che adesso possiamo iniziare a vedere. Allora, tipo qua... Ok. Quando ci fanno harassing, che non è un attacco, che non è palesemente un attacco, ok? Tipo qui, vedete, lui sta venendo con delle Banshee.
queste Banshee faranno qualche. È un attacco? È un esercito? No, sono due Banshee. Allora, cosa fanno queste due Banshee? Uccidono droni. Ok. Allora, se mi uccidono solo droni e non è un attacco, io cosa faccio? Creo droni. Ok. Poi, ovviamente, questo perché ho già un esercito che mi permette di difendermi da due Banshee. Se io non avevo le idralische, dovevo fare idralische. Però visto che le ho già sufficienti per due Banshee, non mi metto a fare altre idralische. Faccio i droni che lui mi uccide, così praticamente lui non mi ferma neanche. Perché nel frattempo che me li sta uccidendo io ne sto già creando di nuovi. Niente, questa è l'unica, diciamo, accortezza che volevo farvi vedere qui. Ok. Bene. Allora, ne facciamo un'altra. Ne facciamo un'altra. Abbiamo visto quindi lo scouting. Abbiamo visto quindi lo scouting un pochino più avanzato. Abbiamo visto due cose che ho fatto in questa partita. Allora, la prima, andare con l'Overlord nella main a vedere cosa sta succedendo. Ok, l'abbiamo perso? Poco male. Cioè, lui ha sprecato 2000 APM per ucciderci un Overlord. Nel frattempo noi ce ne siamo disinteressati. Perché così abbiamo visto che cosa stava facendo, ma senza fare gli scienziati. Cioè, se vediamo due strutture di produzione di unità, vuol dire che ci staccherà. Se vediamo che sta facendo un altro centro di comando, vuol dire che sta andando per una build economica. E l'altra cosa che abbiamo fatto di scouting è usare gli overseer per fare i changeling che abbiamo usato per scoutare in giro per la mappa. Ok? Questo è comodo perché i changeling spesso vengono ignorati dai nemici, quindi perché si trasformano in unità simili alle loro. Allora, 1-1, ok, mandiamo l'overlord, natural, tac. Sempre guardare la razza, cos'è? Zerg, benissimo, ok. Adesso abbiamo sbagliato di nuovo, vabbè, ok. No, è giusto, non ho sbagliato. Ok. Quindi drone, overlord. Poi facciamo 16 aceri. Ok. Mamma mia, ragazzi, sbaglio tutto sbaglio sto giro. Vabbè. Allora, 16 aceri. Questo cercate che non succeda mai, cioè che l'acero vada giù in ritardo, no. Piuttosto mandate il drone leggermente in anticipo, ma in ritardo mai. Ok? Mai. Se no è inutile fare una 16 aceri, se la mandiamo giù in ritardo. Ok? Facciamo una 18 pull. Ok. Gas. Ok. Benissimo. Ok. L'overlord sta andando. Cosa c'è qua? Overlord, ok. Non ci sono zergling per il momento che corrono in giro, quindi. Ok, saturato il gas. Il nostro scout sta arrivando. Abbiamo detto che contro Zerg non facciamo la passata sulla main, perché altrimenti ci uccidono l'overlord. Ok. Queen. Qua c'è un drone di troppo, come mai? Ok. Poi, overlord. Bene. Overlord. Ok. Continuiamo a fare droni. C'è la sua natural, ci mettiamo qua così vediamo di scoutargli la terza, ok? Quando la mette giù. Questa è un'informazione che è più utile contro Zerg rispetto a andare a scoutare la main, che ha già messo giù la terza, ok? Bene. Questa è un'informazione interessante. Allora, ci facciamo sconvolgere? No. Vediamo come andrà a finire. Allora. Vuol dire che non ci attaccherà a breve perché ha messo giù due basi, probabilmente prima della spawning pool. Quindi adesso noi continuiamo con la nostra build classica.
Bene. 1-1. Ok. Inject, inject. Facciamo un bel round di droni. Poi. Tana delle blatte. Abbiamo detto di chiudere il buco. Ok. Poi. Camera evolutiva. Camera evolutiva. Prendiamo il gas. E prendiamo anche noi la terza. Ok. Qua facciamo anche Brenda. E facciamo il layer. Ok. Inject. Inject. Saturiamo i gas. Benissimo. 1-1. Ctrl F3. Ok. Bene. Adesso andiamo a fare le blattine difensive. Facciamo anche l'overlord prima che ci supply blocchiamo come al solito. Aggiornamenti, aggiornamenti. Qua ci abbiamo troppi droni. Possiamo anche mandarle la terza. Ok. Brenda, vai qua. Spread creep. Facciamo un'altra che poi diventerà la queen che... come dire, ci fa inject nella terza. Ok, blattine difensive le abbiamo fatte. Ricominciamo a fare droni. Ok, qua fixiamo sto discorso. Bene. Ok, inject. Qua ci siamo dimenticati di inject. Benissimo. Cerchiamo di collegare le nostre basi col creep. Ok. Facciamo altri overlord. Mentre andiamo a 120... facciamo anche la tana delle idre. Inject. Inject. Te vai a farmi l'inject qui. Quanto siamo? 50. Andiamo a 66 droni, abbiamo detto. Ok. Spread creep. Siamo a 77. 57. Benissimo. Avanti. Benissimo. Inject. Inject. Qua posso prendere anche il gas. E lo saturiamo. Qua prendo il gas. E prendo la quarta. Ok. Siamo a 62. 66. Benissimo. Qui. 2. Vado a fare idre. Facciamo anche una piccola scoutata, ma sappiamo già più o meno quello che troviamo. Facciamo anche un paio di overseer, così abbiamo detto che possiamo scoutare in modo più efficiente. Andiamo a 120 supply, come al solito. Inject, 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 inject. Bene. Ok. 1-1. F4. Benissimo. Qua continuiamo a fare gli aggiornamenti. Benissimo. 120 abbiamo detto. Ok. Dove andate voi? Ok, allora. Scoutiamo con il changeling. 130, ok. Andiamo a 85 droni. Quanti ne abbiamo? 72. Qua facciamo un'altra queen. Inject. 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 Qua mettiamo giù anche un paio di spine crawler. Ripiazziamo i droni che perdiamo. 78. Uno zergling. Iniziamo a guardare che cosa ci uccide le truppe, ok? Uno zergling. Mettiamo giù degli spine crawler, così per evitare i rambai, ok? Bene. Bene. Inject, inject, inject. Quanti droni? 83. 85. Fisso la base. Qua siamo a posto, qua siamo a posto.
ne prendiamo un'altra. Andiamo a maxarci. Ok. Abbiamo visto esercito principalmente di terra, quindi abbiamo detto che facciamo un terzo di Blatt circa e due terzi di Dralisk. Non serve essere precisi cioè in maniera maniacale. Un terzo di Blatt all'incirca, un terzo di Dralisk all'incirca. Ok. Qua. Ok, abbiamo detto, mettiamo giù anche uno spine per sicurezza. Questi due droni cosa stanno facendo? Inject, 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 inject. Ok, vado a maxarmi, ok. Red creep, qua possiamo fare un altro po' di inject, qua anche. Fixo la base, ok. Qua fixo il gas. Ok, inject, sono maxato, bene, vado ad attaccare la loro base più vicina, quindi a click, ok, benissimo, raggruppo l'esercito, ok, abbiamo detto, allora possiamo raggrupparlo qua, quando abbiamo raggruppato l'esercito, armi hotkey, a click, a click, a click. Nel frattempo qua facciamo anche l'infestation pit che ci siamo dimenticati e la tana dei lurker. Ci siamo dimenticati le nostre queen sul 2. Inject, 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 inject. Bene. Quanti droni? Tanta? Ce ne mancano un pochini. Va benissimo. Ok, lui ha quittato. Questo è interessante, andiamo un attimo a vedere soltanto per la questione economica. Allora, ci sono... perché io vi faccio fare questa build che abbiamo fatto qua? Perché è efficiente. Se voi fate una build che non è efficiente, oltre a rischiare, ok? Perché lui ha rischiato, perché facendo... Adesso andiamo a vedere che cosa ha fatto all'inizio. Però facendo, secondo me, acceri acceri contro Zerg, oltre ad essere un suicidio, perché se io facevo 10 Zergling lui aveva perso. Non è neanche efficiente dal punto di vista della macro, perché probabilmente lui l'ha fatta e poi ha avuto paura di un attacco e non ci ha macrato dietro. Vediamo un attimo. Allora, ok, acceri, acceri, no. Cosa cacchio ha fatto? Scusate, eh. Allora, ha fatto acceri, pull. Ah, ha preso una super fast terza, che non è male in realtà, vediamo, vediamo. Però guardate la differenza di droni, ok? Questo dovrebbe un po' recuperare... Ah, lui ha fatto anche delle unità, cosa inutile in questo punto, senza scouting. Cioè... Sì, ha fatto semplicemente una build non efficiente, cioè una build che dovrebbe essere una build macro, più aggressiva, cioè mettere giù una terza prima di me. Guardate un po', guardate la mia terza, com'è? Guardate la sua terza com'è? Ok, basta, qui non c'è altro da vedere, insomma. Va bene, va bene. Ok, dai, facciamo l'ultima. Allora, ripetiamo di nuovo lo scouting un po' più avanzato con l'Overlord. Ok, in ZVZ, invece che scoutare la main, vado a piazzare l'Overlord in un posto dove poi vedrà quando va giù la terza. Avete visto come in questa partita ci dà delle informazioni. Invece in Zerg contro Terran o Protoss faccio una passata sulla main. Se ci sono due strutture di attacco so che comunque facilmente subirò un attacco veloce. Se invece non ci sono, c'è un'espansione, vuol dire che la partita si svolge in maniera più normale. Ok. Mi raccomando, non mi faccio in nessun caso prendere dal panico. Ok, questo è un Protoss, quindi ricordiamoci di scoutare anche la nostra di Natural. Ok, quindi facciamo la solita 16 hatch, stavolta cerchiamo di farla bene, visto che l'abbiamo fatta da schifo. Ecco, 17, va bene, poco male. Speriamo che lui non ci faccia il blocco sull'espansione.
o che sia lento nel farcelo. Nel caso abbiamo visto come si reagisce nel video, un paio di video precedenti. Ok, poi 18, cool. Ok, qua non c'è nulla, andiamo a vedere se c'è qualcosa qua. Ok, poi gas, arriva una sonda. All'inizio io vi dico sempre seguitela, così per sicurezza, perché se no rischiate poi di far casino. Ok, se se ne va non è un grosso problema, ma comunque questo lo possiamo recuperare. Ok, bene. Ok, prosegue la nostra build senza intoppi. Qua abbiamo solo mandato un drone di troppo al, al gas. Queen, queen. Benissimo. Poi overlord. E facciamo un altro overlord. Bene. Allora, gli altri overlord io li piazzo intorno alla mia main, così se ci sono dei drop li vedo arrivare un pochettino prima. Ok, questo è un altro suggerimento, diciamo, di scouting. Abbiamo visto la natural. Ok. Allora, inject. Oggi c'ho il... inject. Ok. Ho l'inject un po' ritardato. Ok. Poi, Brenda. Del blatt. Benissimo. Inject, inject. Sui droni. Poi camera evolutiva, camera evolutiva. Benissimo. Overlord, spread creep. Qua prendo i gas e prendo la terza. Benissimo. Ok, le blattine difensive adesso dobbiamo fare. Inject, inject. Un po' di overlord. Ok, mi sono dimenticato il lair. Benissimo. Allora, poco male. Faccio lo stesso le blatte difensive. Saturo i gas. Bene. Benissimo. 1-1. Control F3. Ok. Ok. Un po' di blattine difensive abbiamo detto. Perfetto. Qua non possiamo ancora fare il potenziamento delle blatte. Va bene lo stesso. Ok. Inject, inject. Spread creep, spread creep. Ok. E ricomincio a fare droni. Benissimo. Appena si schiude il layer, facciamo anche la velocità delle blatte. Ok, ce lo ricordiamo. Ok, questi sono adepti. Quindi a click, dove vedete queste ombre, il problema si risolve da solo. Nel caso possiamo sempre piazzare uno spinecrawler e uno spinecrawler. Inject, inject. Qua vado a difendere la terza. Ok. Piazzo uno spinecrawler. Spread creep, spread creep. Ok. Qua ricordiamoci. Bene. Qua abbiamo l'inject da fare. Qua abbiamo l'inject. Possiamo prendere anche il gas. Quanti droni? 60. Qua ci manca la queen. Ci mancano un po' di overall. Facciamo anche l'overseer. Ok. Quanti siamo? 60.
inject, te queen, puoi andare a fare l'inject alla terza, spread creep, qua ci stanno attaccando, muoviamo le blatte, ok, 63, 66, ok, benissimo, qua siamo oversaturati, prendiamo i gas, prendiamo anche la quarta, facciamo anche, abbiamo detto, la tana delle idre, ok, inject, potenziamenti, qua c'è una queen di troppo, la nostra Brenda, la spostiamo, ok, 63, 66, e facciamo, iniziamo a fare un po' di idre. Allora, qui fissiamo la base, ci stanno attaccando ancora, ok, benissimo, ok, vedete a cosa serve lo spine crawler. Quanti droni? 68, non ce l'hanno ucciso neanche uno. Fissiamo questa base anche. 1 U. Allora, fissiamo la base. Inject. Tu diventi la mia nuova queen dell'inject. 120 supply di idra. Bene. Bene, inject, benissimo, ok, qua possiamo fare l'inject, ok, qui fisso sta base, ok, inject, faccio i potenziamenti. Ok, vado a 85 droni, qua mettiamo giù due spine, mettiamo giù anche uno spore, visto che è la nostra base più esterna, ok, inject, fisso la base, prendo la successiva, ok, spread creep, mi attaccano, attenzione, ok, qua fisso la base, che non abbiamo messo il punto di rotta. Raduno un po' il mio esercito. Ok. Qua dovrei fissarla questa base. Benissimo. Quanti droni? Ok, ci stanno attaccando anche qua. 88 droni, va bene. Vedete gli spine a cosa servono? Guadagnare tempo. Tempo siamo scarsi di Overlord. Qua prendiamo il gas. Bene. Fissiamo la base. Allora, Changeling, abbiamo detto. Ok. Andate a scoutare dove sono le basi del nemico. Ok. Quella più esterna mi sa che è questa. Quindi iniziamo a radunare il nostro esercito qui. Ok, benissimo. Ok, sempre a click quando muovete l'esercito. Ok. Allora, inject. Qua fisso la base. Inject. C'è la queen? No, non c'è la queen. Bene, qua è un casino sta base. Facciamo la queen e la fixiamo. Ok. Qua neanche non c'è più la queen. Ok, quando siamo maxati andiamo a click sulla base del nemico. Overseer, segui l'idra di scappio vicino. Allora, abbiamo visto che l'esercito è primariamente composto da roba di terra, non abbiamo visto roba d'aria per il momento, quindi facciamo
nostri due terzi, cioè di idra e un terzo di blatte. Ricordiamoci sempre anche i potenziamenti. Qua siamo da fixare. E quindi fissiamo la base. Quanti droni? 84, va bene. Ok, inject, inject, inject. Qua possiamo fare un altro paio. Inject. Ok. Bene. Qua. Spread. Creep. Mamma mia. Tiriamo giù ste rocce. Spread. Creep. Tra sei Brenda non hai più fatto niente perché sono più lenti. Gruppiamo le truppe e andiamo a difendere. Ok. Gli overseer li abbiamo persi. Li rifacciamo in caso. Ok. Ci rimaxiamo piuttosto in fretta. Benissimo. Ci siamo dimenticate di nuovo le queen sul control 2. Facciamo un veloce round di inject. Ok, prendiamo l'esercito. A click. Spread creep. Click. Spread creep, spread creep. Brenda, vieni qua, dai. Fammi un po' di spread creep, un po' serio. Qui non abbiamo visione di niente. Benissimo. Allora, esercito, l'abbiamo raggruppato. Sì, a click, a click, a click. Gli overseer seguono un idra. Ok. Shift X, inject, 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 inject. Benissimo. Prendo un'altra base. Do uno sguardo, abbiamo detto veloce, a cosa stiamo ingaggiando? Roba di terra, boom, roba di terra. Quindi un giro di blatte e poi finisco di idra. Ok. Spread creep. Spread creep. Spread creep. Spread creep. Bene. Bene. Un altro giro di inject. Qua ci siamo dimenticati di fare live. Possiamo fare i potenziamenti? No. Fixo la base. Benissimo. Benissimo. Continuo il mio attacco. Qui probabilmente ci sarà un'altra base. Qua è da fissare questa. Ok, andiamo qui. Bene. Bene, bene, bene. Qui abbiamo visto un po' di adepti. Ok, gli adepti sono un'unità un po' strana che fa quest'ombra, che va in giro e cercano. Sono sempre un'unità di harassing, tipo Elion, tipo Banshee. E cercano di snipare droni in giro a destra e a sinistra. Quando vediamo uno che fa adepti, cosa facciamo? Mettiamo giù uno, due uno spinecrawler per base, così ci evitiamo di sudare come i pazzi, come al solito, andare in giro destra, sinistra, difendo qua, difendo là, sposto l'esercito, anche perché sono un'unità veloce, con altissima mobilità, quindi correrli dietro con le blatte, l'importante è anche avere il creep tra le basi, cosa che qua non abbiamo fatto, ok, creep sempre tra le basi, il nostro scouting, in questo caso abbiamo visto, ok, che aveva la... il nexus fatto, quindi non ci siamo preoccupati di attacchi rapidi, eccetera, eccetera. Vediamo qua, stop, lui è arrivato. Guardiamo sempre l'orologio, sempre l'orologio. Minuto 4 e 51, ok? Qui siamo in oro, questo attacco qua probabilmente si può fare un minuto e mezzo prima. Comunque noi guardiamo l'orologio. 4 e 51, ci attacca con 4 adepti, uno stalker e una sentry, ok? Adesso lui qui, cosa sta facendo? Lui sta micrando come un pazzo, guardate, ok? Ma sta facendo droni? No, sta facendo gigiate con gli adept, ok? Guardate cosa succede adesso. Noi andiamo su, di droni, ok? Lui sta micrando gli adepti. Noi andiamo su di droni, lui è sempre a 38 fisso, non sto più facendo prova. 40, ok, qua ne ha fatto 2. Continuando a micrare gli adepti, avanti,
Adesso qua gli ha dato dei comandi. Sta cincischiando, ok? Va bene. Cincischiando. Non sta facendo probe perché sta cincischiando con gli adepti. Noi siamo a 60, lui è rimasto a 40. Vedete perché io vi dico di non usare per il momento unità da micrare? Perché voi non potete, non ce la facciamo ancora a fare il multitasking necessario. Adesso qua lui le ha buttate dentro. Cosa stanno facendo? Sì, sta facendo focus su ogni singolo drone. Per ammazzarne uno alla volta. Quanti droni si è ucciso? Vediamo subito. 10. Quanti ne abbiamo? 60. Cioè. Ricordatevi quello che ho detto prima. Quando subite questi attacchi qui, questi attacchi di harassing, che non sono un vero attacco, se voi avete sufficiente esercito per difendere, difendete. Ok? Ma sostituite i droni che perdete. Così praticamente l'attacco che vi fanno non serve a niente. Ok? Qua li prende la terza. Noi siamo già alla quarta, e penso che qui ci fa un attacco piuttosto minuto 8:42, minuto 8:42 con 97 di supply, non combini niente. Noi abbiamo visto che il nostro obiettivo è maxarci circa in minuto 10:30. Ok, adesso qui ci ha disturbato parecchio. Comunque siamo 9:15, andiamo avanti, vediamo a che punto siamo riusciti a maxarci. Vediamo, 160, 180, 185, 190, ok, minuto 10 e 43. Ok, siamo stati abbastanza bravi perché comunque per essere dei silver, adesso siamo dei gold, ci siamo maxati in minuto 10 e 43. Adesso che siamo a gold, io vorrei che cercassimo di essere un po' più veloci, perché man mano che saliamo di lega dobbiamo essere sempre più veloci, quindi adesso minuto 9 e 45 dovremmo essere maxati. Qui siamo un minuto in ritardo. Va bene, ci ha continuato ad attaccare, ci ha fatto harassing, ci ha disturbato. Ok, quindi ci sta, non è andata male. Poi vabbè, qua noi attacchiamo, lui ha poca roba, quindi c'è poco da fare, perché respinge la prima ondata, poi non ha più l'economia per stargli dietro e niente. Va bene, ok. Ok, per oggi ci fermiamo qua. Abbiamo fatto un bel po' di Gold 3. Abbiamo visto, allora, due cose nuove. La prima, cioè, tre cose nuove. La prima, lo scouting un pochettino più avanzato, ovvero contro Zerg, scouto la Natural, scarto la terza, mi metto in posizione per scoutare la terza. Contro le altre razze, scarto la Natural. Faccio un passaggio sulla main per vedere rapidamente, senza star lì a guardare un'ora. Gu rapidamente, ci sono due strutture produttive, che, tipo due barracks, tipo due gate. Ok, ce n'è uno o meno, cioè due o più, allora attenzione, due o meno, cioè o se ce n'è una soltanto, è una partita normale. Ok, è una partita orientata sulla macro. Ok, quindi scouting avanzato, poi do un'occhiata alla composizione. Ovvero, quando il mio esercito ingaggia qualcosa, velocemente, senza perdere più di un secondo, ok? Più di 2 secondi, vado lì, guardo cosa c'è, torno a macrare, ok? Se vedo esercito prevalentemente di terra, la mia composizione sarà blatte un terzo, idre 2/3. Se vedo esercito prevalentemente o quasi solo di aria, continuo a fare solo idre, ok? Quindi, scouting leggermente avanzato. Composizione basica dell'esercito e terza cosa, inizio a guardare l'orologio. Guardare l'orologio quando mi attaccano, guardo l'orologio così mi rendo conto di più avanti potrò rendermi conto di quello che dello stato, diciamo, delle basi del nemico in base a quello che sta succedendo. Quindi inizio a abituarmi a guardare l'orologio. Ci hanno fatto una 12 pull, avete visto, è arrivata in minuto 2. Se ce la rifanno, vedremo in che minuto arriva. Ok? Mi maxo in minuto 9:45. Adesso siamo dei gold, dobbiamo essere un pochettino più veloci, quindi aumentiamo un po', alziamo l'asticella a minuto 9:45, ok? E un altro paio di precisazioni. Allora, adesso siamo passati a Lega Oro. È importantissimo che voi non vi perdete le cose che avete imparato fino a qui. Quindi bronzo e silver servono tantissimo per fare pratica della build, pratica della macro, delle meccaniche, ma soprattutto anche delle hotkey e delle camera hotkey. Quindi attenzione, io le ho introdotte fin da subito, le camera hotkey. Per cui se
Se voi non le state usando, vi raccomando di iniziare assolutamente a usarle, perché questa Lega Oro è l'ultima possibilità che voi avete, secondo me, per introdurle in maniera semplice, senza che vi rovinino completamente la partita, perché non è una cosa intuitivissima, è una cosa che richiede abitudine, e abituarsi a delle cose è meglio farlo nelle leghe inferiori, perché poi nelle leghe superiori sono cavoli. Ok? Allora vi ricordo come ho impostato io, per esempio, le hotkey, ok? Allora c'ho create location 1, 2, 3 e 4, control F1, control F2, control F3, control F4. Poi ho jump to location 1, 2, 3 e 4 con F1, F2, F3, F4. Allora voi, come abbiamo detto, centrate la vostra base al centro della mappa cliccando due volte 1 se ce le avete sul gruppo di comando 1, le vostre hatchery, quindi 1-1, CTRL F1, andate vicino alla natural, 1-1, CTRL F2. Adesso se premete F1 F2 cambiate, ok? Questo lo usate per fare l'inject. Se non avete visto il video sull'inject, tornate indietro al secondo video che ho fatto, o al terzo se non sbaglio, dove parlo di le tecniche di inject. Dalla prossima puntata inizieremo a essere un po' più rigidi sull'esecuzione della build, cioè ci concentreremo molto, specialmente nei primi 5 minuti di gioco, ok? Qui non, da ora in poi cercheremo di sbagliare il meno possibile, quindi basta fare overload per sbaglio all'inizio, basta fare droni per sbaglio all'inizio, concentrazione. E un'altra cosa, se qualcuno vuole postare un replay, che commentiamo insieme un replay, qualunque aiuto, io sono disponibile, basta che mi mandate il replay o mi scrivete nei commenti del video, potete scrivermi oppure mi scrivete via mail a smannistivale@gmail.com e mi potete anche mandare il replay, se volete vi faccio un video, ve lo commento e lo vediamo, altrimenti possiamo anche vederlo insieme. Va bene, intanto vi saluto e ci vediamo alla prossima.